mi ha insegnato, e praticamente, sempre con la stessa tecnica dei grigi, volevano tentare la sperimentazione dei grigi, volevano fare un'ibridazione. Sì, capito? Ho capito, sì, sì, ecco, sì. Però non considerando che non eravamo biocompatibili, non siamo biocompatibili con quella razza. Certo, ma quelle famose, infatti, sì, quelle foto che abbiamo visto su Mistero, quindi si riferiscono a questa seconda razza, chiamiamola di rettiloidi, giusto per capirci? Sì, sì. Ah. Sì. Infatti cosa è successo? Mentre per i grigi gli basta 2 mesi di gestazione e poi vengono e te lo portano via e lo fanno, è perfetto, e lo fanno continuare a crescere in un utero artificiale, nel loro caso è cresciuto velocemente, malformato, e se ne sono anche fregati quando hanno visto che la cosa non stava andando bene. Tant'è vero che i grigi stesso mi hanno messo in guardia, e sono venuti e mi hanno detto: guarda, lo dobbiamo sopprimere noi, perché altrimenti puoi morire, perché questo esserino sta crescendo malformato e potrebbe ucciderti, perché sta crescendo in un modo anomalo. Infatti io stavo malissimo. Senti Giovanna, perché ecco Giovanna, siccome il tempo è tiranno, ti faccio 2 domande al volo. Ma è questo esserino dov'è? Ce l'hai tu? Non so, si può vedere? No, adesso non si può vedere, perché intanto io non ce l'ho. Ah, ho capito. Senti, ma perché io poi ho letto un mare di commenti in internet, perché se metto Giovanna rapita dagli UFO vengono fuori come qualcosa come 30.000 pagine internet. Qualcuno ha detto che nelle immagini che si sono viste a Mistero però c'è un essere che molto probabilmente sarebbe un coniglio. Allora mi chiedo, è vero, non è vero? Magari nella trasmissione hanno inserito qualche immagine ad effetto. Tu cosa ci dici? Guarda, io ho passato un anno che sono stata malissimo perché ne hanno detto di tutti i colori. Io non sto qui adesso a difendermi, perché non ne vale più la pena. Non obbligo nessuno a credermi, uno è libero di farsi le proprie idee. Ti dico solo che io so quello che mi succede, e so la storia che ho vissuto e la storia che sto vivendo. Certo. È impossibile che un coniglio di quelle dimensioni, un coniglio, un qualsiasi animaletto di quelle dimensioni si possa trovare. Sarei anche una persona cattivissima a dover sopprimere un animale di 13-14 centimetri per fare una a pro di che. Sì, infatti, anche proprio. A pro di che. Certo. Sto soltanto prendendomi un po' di tempo, e poi la verità salterà fuori. Va bene Giovanna, noi avremo senz'altro modo di ritornare sul discorso. Io ti ringrazio molto per essere stata qui con noi. Ciao Giovanna, grazie. Grazie a voi. Buona grazie giornata. A tutti. Ciao. Va bene, io non entro nel merito, ripeto, questa la trasmissione di Mistero, la prima serie ha fatto molto discutere per questo caso, tante cose si leggono anche nei libri di ufologia, quindi questo discorso delle ampolle, dell'ibridazione, poi chiaramente chi vuol credere crede, chi non vuol credere non creda, lascio chiaramente ai lettori tirare le loro conclusioni. Noi abbiamo voluto approfondire il discorso, anche perché se ne è parlato molto, il discorso ovviamente è interessante. Torna anche questo discorso che viene fatto di più razze che sarebbero in contrapposizione, dove la Terra è un po' un ago della bilancia, una sorta di laboratorio. Poi è chiaro, per uno scettico queste cose sono cose assurde e inverosimili da accettare. Chi è in ufologia? Beh, in ufologia ci sono tante posizioni.